Buongiorno da Cucina Bivolutiva. Oggi prepareremo un dessert di sola frutta, a base di frutta dolce, fresca ed essiccata. In particolare il frutto della pianta della rosa canina, abbinato alle amarene sciroppate in sciroppo di mele, darà un carattere davvero particolare al nostro dessert. Vediamo subito l'attrezzatura. Un frullatore. Un coppapasta tondo, piccolo, di circa 7 cm. Per quanto riguarda gli ingredienti, per due porzioni ci occorrono per la base 40 g di pere essiccate, 4 datteri Mejul, 2 cucchiai di farina di carrube, per i petali 16 petali di pere essiccate, per la crema alla rosa canina 3 banane belle mature, 1 cucchiaio di rosa canina in polvere, 1 cucchiaio di sciroppo di mele. Chiuderemo con 1 cucchiaio di sciroppo di mele e 15 g di amarene essiccate reidratate. Tutti questi prodotti li potete trovare nel sito di Cibo Crudo, di cui vi segnaliamo il link sotto le info di questo video. Passiamo alla preparazione. Vi abbiamo dato gli ingredienti per due porzioni, ma noi ne faremo una a titolo esemplificativo. Frulliamo gli ingredienti della base, quindi le pere, i datteri e la farina di carrube. Dobbiamo ottenere un composto compatto ma malleabile. Versiamo il composto all'interno del coppapasta posizionato sul piatto di presentazione. Pressiamo con le dita la superficie creando uno spessore omogeneo. Sistemiamo le fettine di pera essiccata a mo' di petali tutto intorno al perimetro della base. Bisogna affondare ogni petalo dentro la base per almeno circa 5 mm. Ne occorreranno circa 8 a porzione, con un coppapasta di 7 cm come il nostro. Dedichiamoci alla lavorazione della crema. Non dobbiamo far altro che frullare le banane con la rosa canina e lo sciroppo di mele. Con un cucchiaino versiamo la crema all'interno del coppapasta, facendo attenzione a non sporcare o rovinare i petali. Terminiamo con le amarene sciroppate nello sciroppo di mele, amarene previamente reidratate. Spolveriamo ora con un po' di farina di carrube, sfiliamo la forma con delicatezza. E voilà! Se volete potete ripiegare i petali verso l'esterno in modo tale da dare una maggiore evidenza alla forma di rosa. E il dessert è pronto! Buona cucina bioevolutiva a tutti e alla prossima videoricetta!